siamo a Torri Superiore, un ecovillaggio vicino a Ventimiglia, e ci occupiamo di ecoturismo. E in 20 anni di attività non ci era mai capitato di chiudere questa porta e adesso, a causa del coronavirus, l'abbiamo dovuto fare. Certo che abbiamo cambiato molto delle nostre abitudini. Una volta eravamo abituati ad avere qui ospiti, qua si riuniva la comunità, e adesso abbiamo dovuto mettere le sedie sul tavolo. Nonostante tutto, i panni sono sempre da asciugare. Ciao, qua è la truppa di Torri Superiore dell'Ecovillaggio, siamo a pochi chilometri da casa nostra e siamo volontari nelle serie di una cooperativa amica, di una cooperativa sociale. Qui c'è una piantata di zucchine, trombetta e bietole e questo è un momento per passare questo periodo dove non abbiamo lavoro col turismo, ma chissà, potrebbe anche essere l'inizio di una collaborazione agricola futura. Ciao! Questo tempo di quarantena per fare un bel lavoretto alle finestre che erano vecchie, un po' rovinate, è un lavoro che altrimenti non so se avrei avuto tempo di fare. Per dire, se noi facciamo come associazione un acquisto di beni Ci volti tocca al riunirci in miglioramento Zoom del con i soci. laboratorio di ceramica, non è leggibile questo costo, perché non è intestato al capofila, è intestato. Per loro non c'è problema di assembramento. Siamo nel mio laboratorio di saponi, qui all'Ecovillaggio di Torri. In questo periodo di quiete e quarantena abbiamo prodotto diversi saponi, sapone al miele, sapone con i fiori di calendula, il sapone col metodo a caldo, alla menta, alla lavanda, alla rosa e il sapone trasparente, che è la mia perla come produzione. I ragazzi lezioni online, qua col telefonino. Lo mi sente? Era il Diamundo, mi senti? Dimmi, aspetta, ecco la chat. Un attimino, abbiamo guardato. Ok, abbiamo. A casa da scuola facciamo homeschooling. I muretti qui sono muretti a secco, però qualcuno ha voluto farlo col cemento ed è crollato lo stesso. Ciao. Ciao a tutti, in un momento particolarmente difficile siamo tutti impegnati nei vari orti che abbiamo qua sotto casa e stiamo badando particolarmente alla produzione di cibo perché il futuro, chi lo sa, ma comunque il futuro agricolo è sempre una certezza. Ciao a tutti. Ciao! Ciao ciao!